siamo alla polisportiva Avis. Per la semifinale del campionato di prima categoria provinciale singolo. Vediamo affrontare Prati del Monte San Pietro e Gualandi dello Charlotte. Due per lui. Vediamo Prati se proverà a posizionarsi dietro al pallino, invece lo spinge verso sponda. Gualandi va all'accosto, rimane un po' corto. Spazio per Prati, tiro ben eseguito, ne realizza due. Faccio anche per Gualandi, ne realizza due anche lui, riesce a portare giù il pallino. Ci vediamo Prati, che tira la propria terza biglia, e Gualandi dopo avrà l'ultimo. Tagliata di seconda per Prati. Adesso a posizionare sotto il pallino. Adesso Gualandi all'ultima biglia a disposizione per provare a fare un buon punto e strappare servizio all'avversario. Tira di tagliato, in questo caso farà di prima. Sembra un po' lento. Infatti così al biliardo sembra che torni indietro di tagliata. Prati proverà a fare un realizzo della bianca qua sopra, non fa niente, due di colore per lui, quattro pari, bacia Prati. Dritto per Prati, si rimane sui quattro pari. Va dietro pallino usando la sponda laterale. Vediamo Prati se proverà a fare il cosiddetto scatolino nel pallino. Non ci prende molto bene, bisogna vedere se è riuscito a prendere il punto. Punto non è riuscito a prenderlo, adesso proverà a fare lo striscio del pallino per portarlo giù. Otto per lui. Vediamo Gualandi che tiro sceglie, se fare una striccata da fuori o un due sponde interno,
sedie per il due sponde interno. L'ultima biglia per Prati, che probabilmente proverà a fare lo stesso tiro dell'avversario. Lui lo tira da fuori. Sta un po' lungo, il punto dovrebbe averlo fatto. Adesso due biglie per Golandi, per provare a fare il massimo punti di colore. Calcio per Gualandi che non fa nessun punto. Bocciata abbondante per Gualandi, 12-6 per Prati. No. Vediamo Prati cosa sceglierà di fare, se fare un tiro a punto oppure fare un tiro subito d'attacco. Realizza un 11 di calcio Prati, si porta sul 23-6. Prati prova a guantare il pallino e mandarlo verso la propria rossa, riesce a farlo e fa il punto con due biglie. Ultima biglia per Gualandi, che avrà un compito non semplice. Tiro d'effetto per Gualandi. Che probabilmente avrebbe voluto fare un 4 sponde, ma stando stretto ne fa 3. Ultima biglia per Prati, proverà a fare i 4 di colore. Sì. 27-6 per Prati, boccia Prati. Dieci punti per Prati, che tenta una fuga, 37-6 per lui. Tenta un calcio per diminuire lo svantaggio, Gualandi non fa punti, non riesce a prendere neanche il punto, adesso proverà il calcio anche del pallino, ne realizza 3 e riesce a prendere il punto. Striccato di prima per Prati. Riesce a prendere il punto. Terza biglia adesso per Gualandi. Sempre striccata di prima dall'altra parte per lui. Riesce a spostare la rossa e avvicinarsi al pallino.
Adesso Prati avrà terza biglia a disposizione per provare a mantenere la boccia di vantaggio. Il punto è rimasto bianco, adesso tirerà l'ultima biglia a Prati e ne avrà un'altra a disposizione Gualandi. Tira di stricata, Gualandi di braccio, riesce a togliere la rossa, sembra averlo fatto anche. Per lui ci porta a 21. Vediamo Prati se sceglierà di andare a punto, di attaccare la biglia. Sceglie di fare uno striscio della bianca. 0 per lui, ma riesce a prendere il punto. Gualandi prova ad andare vicino punto, mette il pallino a sponda, però c'è dello spazio. Riesce ad andare in mezzo Prati, ma c'è ancora spazio a disposizione per Gualandi. Riesce a fare un bel punto Gualandi, terza biglia a disposizione per Prati per mantenere il vantaggio. Prova ad andare in testa pallino Gualandi. Dovrebbe essere il punto rosso, così è 39 a 21 per Prati, boccia Prati. Passaggio in mezzo per Prati, che torna su, ne fa 2. 41-21 per lui. Prova ad andare dietro a pallino Gualandi, lo tocca un po'. Vediamo cosa sceglie di fare Prati. Tira in spinta sul pallino per portarlo giù, muove anche la bianca, forse non ha preso il punto, così è. Adesso Prati è allo svantaggio di 2 palle. Stricata per Prati, rimane corto e anche lento. Su Gualandi ha lo spazio per provare a inserirsi e mantenere le 2 biglie di vantaggio. Ultima biglia a disposizione
per Prati, che tira un effetto a quattro sponde. Ottima biglia, cambio palla per Prati. Tiro in spinta di tagliata per Gualandi. Riesce a toccare la rossa, una la manda via, l'altra torna vicino al pallino. Vediamo se è riuscito a prendere il punto oppure no. Sommima al tiro di un due sponde per provare a mandare via la rossa. Tiro non semplice perché da fuori c'è una bianca posizionata sul fioretto che può dar fastidio. Prova a fare quasi un dritto per dritto, una piccola tagliata, sfiora la bianca, riesce a prendere contro la rossa, ne fa 4 di colore, si porta a 25 a 41 per il suo avversario e tocca a lui a bocciare. Si brucia il pallino Gualandi. Adesso proverà ad andare in testa a pallino. Errore da parte di Prati, che secondo me voleva tirare contro la bianca, ma prende il pallino, perde la boccia di vantaggio. Vediamo cosa sceglie, se andare in mezzo, provare un tiro differente. Prova lo stacco della bianca, ci riesce, non fa punti, ma riesce a prendere il punto. Ha riacquistato il vantaggio di palle Gualandi. Prova sempre ad andare in testa a pallino, ci va di fianco, non c'è tantissimo spazio, ma comunque lo spazio c'è. Tiro un po' in spinta per Prati, fa il punto con due biglie. Terza biglia per Gualandi, che proverà sempre a mettersi in testa. Ultima biglia a disposizione per Prati, prova ad andarci in mezzo usando la sponda lunga. Riesce a far suo il punto. Vediamo Gualandi se proverà un tiro con un po' di spinta sulla rossa per provare a farne 4. Così è, 4 per lui di colore, si porta 29 a 41 per il suo avversario. Due punti in prima passata per lui, 41 a 31 per Prati. Spinge sul pallino verso la buca, Prati riesce a mettere tutto a sponda. Vediamo che scelta farà Gualandi. Non è una scelta facile perché prova a tirar giù la rossa e ci riesce Gualandi. Vediamo Prati se sceglie di andare vicino a pallino o se sceglie mettersi a sponda, avendo il vantaggio che se il pallino va in buca va a fioretto centrale.
sembra che abbia scelto di fare uno sfaccio della rossa. Invece la prende in maniera di tirarla giù di prima senza riuscire a fare lo sfaccio. Vediamo se Prati opterà sempre per la scelta di andare vicino al fioretto. Così è. Stavolta è proprio murato a sponda. Vediamo la scelta che farà Gualandi di fare una sponda biglia per poter realizzare dei punti oppure andare semplicemente all'accosto. Sembra che scelga per fare la sponda biglia. Non fa punti di realismo, ma ne fa 4 di colore, si porta a 45 contro il 31 del proprio avversario e va alla bocciata. Anche Prati si brucia un pallino. Va in testa pallino Prati, o perlomeno ci prova. Adesso vediamo che proverà a spostare la rossa Gualandi. Ci riesce, la sua biglia va a sponda. Prati, vediamo se proverà a tirare giù il pallino. Ci prende in maniera che il pallino si sposta e va giù la bianca, quasi giù la bianca, ma si stucca nella propria biglia. Comunque riesce a prendere il punto. Vediamo Gualandi se proverà a spingere su, se spingerà il pallino, essendo in vantaggio di boccia. Riesce a spingerlo su, non è murato a sponda, quindi è attaccabile da Prati, che come abbiamo già visto in precedenza non ha paura di tirare. Lunga corta per Prati, sta un po' abbondante, comunque il pallino riesce a venire giù. Terza biglia per Gualandi, che proverà ad andare vicino al pallino e mantenere la boccia di vantaggio. Due sponde di seconda per Gualandi, che sembra un po' lento. In effetti così è. Prati ha lo spazio per provare a fare un buon punto e provare di strappare il servizio all'avversario. Sempre due sponde anche lui di seconda, stavolta come direzione sembra un po' più stretta. Si mette, non riesce a mettersi sotto, si mette di fianco, quindi Gualandi avrà a disposizione il tiro di prima per provare a tirar giù il pallino oppure a tirar giù la rossa. Riesce a tirar giù la rossa. 4 di colore per Gualandi, che si porta a 35 contro i 45 del proprio avversario e andrà alla bocciata. Rovesciata per Gualandi, 35-45 per Prati. Vediamo Prati che andrà su con pallino. Vediamo la scelta di Gualandi, se proverà a tirare giù il pallino magari con uno striscio. Sceglie di portare il pallino verso sponda, il pallino è murato a sponda. Vediamo Prati
che tira la propria seconda biglia, se sceglierà di andare in testa a pallino o farà altre scelte. Sceglie di andare in testa. La boccia va verso la biglia bianca, che però con la correzione lo manda perfettamente in testa a pallino. Per mandare via la rossa e fare il punto con le due biglie. Sceglie questo tiro, la sua si avvicina verso la buca. Lo spazio per mettersi in mezzo per Prati c'è. Si riesce a mettere in mezzo, manda la biglia dell'avversario verso la buca, però lo spazio ce l'ha ancora Gualandi per potersi inserire. Ultima biglia per Gualandi, riesce a posizionarsi di fianco al pallino, di spazio non ce n'è. Vediamo Prati se riuscirà a fare un tiro da mandare il pallino, farlo scivolare di fianco verso la biglia, verso la propria biglia vicino al fioretto centrale. Diamo la scelta di Prati, che sceglie di andare lì appunto. Ottima biglia per Prati, due di colore per lui, 47 a 35 per lui. In seconda passata per Prati, che abbatte l'ometto laterale, e nel tornare giù abbatte l'ometto rimanente, 12 per lui, 59 a 35. Gualandi prova ad andare dietro a pallino per non prendere delle rimesse da parte di Prati. Prati tira la cosiddetta riunita, riesce a tirarla bene, riesce a fare anche dei punti col pallino, 4, ci porta 63 a 35 per lui. Sponda lunga, sponda corta per provare ad andare in testa a pallino per Gualandi, ma rimane corto, addirittura la palla rimane su. Vediamo Prati se proverà a fare una stricata di prima, provare ad andare lui in testa al pallino. Un po' lungo, ma comunque la direzione era giusta. Vediamo che tiro sceglierà di fare Gualandi. Il punto di brocco non è agevole, avendo una bianca qua su vicino al fioretto. Prova a tirarci, fare un brocco di prima.
tornato un po' indietro la boccia e ha bevuto 3, però è riuscito a prendere il punto. 66-35 preparati. Adesso ultima biglia per Prati, proverà a fare un buon punto per provare a strappare il servizio all'avversario. Riesce a infilarsi tra la bianca e la rossa. Prati, il punto non è strettissimo, ma non ci sono tantissime strade. Proverà una tagliata di seconda Gualandi. Direzione un po' abbondante, la spinta sembra leggermente lunga, ma è riuscita a fare su al punto. 2 di colore, 37-66, preparati, boccia Gualandi. Un'altra rovesciata per Gualandi. Andiamo Prati, se proverà a venire in testa o di seconda, tagliattina di seconda, provare a mettersi sotto il pallino. Vediamo Gualandi cosa sceglierà di fare. Probabilmente un brocco di seconda. Tiro ben eseguito, un pelo lungo, e lascia la possibilità a Prati di tirare in testa il pallino e portare giù la propria rossa. Prati sta un po' stretto e prende la bianca. Due sponde in testa alla rossa per Gualandi, che riesce a mettersi sotto il pallino. Vediamo Prati cosa sceglierà di fare. Se provare a sfilare il pallino e portarlo dalla propria rossa, attenzione al ganascino, non riesce a prendere il punto. Ultima biglia per Prati, che ha perso la palla di vantaggio. Vediamo se adesso proverà a fermarsi in testa alla bianca. Sta stretto anche stavolta, il punto dovrebbe essere rimasto bianco. Gualandi ha la possibilità di fare 4 di colore, andare alla bocciata e diminuire il vantaggio, lo svantaggio. Secondo me un tiro così spinto ha provato di sfiorare la rossa, che mandasse via quell'altra rossa per provare a non farne 6. Ha rischiato e ha perso il punto. 68-37 preparati. Thank you.
altro passaggio in mezzo per Prati, ne realizza in totale 2, 70-37 per lui. Prova ad andare in copertura del pallino, Gualandi. Vediamo Prati se proverà una riunita come ha fatto prima o sceglierà un altro tiro. Sceglie per la riunita. Il pallino viene giù, riesce a prendere un punto. Seconda biglia per Gualandi. Risponde per Gualandi, riesce a posizionarsi sotto il pallino. Vediamo cosa sceglie di tirare Prati. Fa un tiro di braccio, provare a fare il calcio della bianca da mandare il pallino sul castello. Bel tiro per Pratis, ne realizza 6. Si porta 76-37 per lui. Prova il calcio sul pallino Gualandi. La spinta è stata un po' corta e la sua boccia stava andando verso la riga e andare a bere. È riuscito a prendere il punto. Vediamo Prati se farà un tiro di calcio per provare a chiudere la partita e andare in finale. O se sceglierà un'altra opzione di tiro. Prova a fare il calcio. Ne realizza 9 e si porta in finale.